tamburo di pietra. Taula era la bellissima figlia del capo. Più cresceva, più diventava bella. Il padre, pensando a lei, si chiedeva chi è degno di diventare suo sposo e si rispondeva nessuno. I giovani del villaggio ogni giorno portavano doni al capo per chiedere la mano di Taula. Lui accettava i regali, ma non voleva saperne di separarsi dalla figlia. Escogitò quindi una prova che i giovani avrebbero dovuto portare a termine, compito quanto mai difficile, se non impossibile. Chi riuscirà a fare un tamburo di pietra sposerà Taula. Quando sentirono queste parole, tutti i giovani, pur consapevoli dell'impossibilità della cosa, si dettero un gran da fare a scalpellare, spianare, a martellare vigorosamente duri pezzi di roccia, ma nessuno ci riuscì. Fra questi giovani ce n'era uno, Cilam, che amava Taula più di tutti. Perciò si mise a pensare intensamente a cosa avrebbe potuto fare per vincere la sfida. Tutti i giorni, lasciando il villaggio, diceva: «Vado al posto delle rocce a intagliare il tamburo di pietra». Poi una sera tornò alla casa del capo. «Ho costruito il tamburo di pietra e vorrei suonarlo per poter sposare Taula», disse. «Ma è troppo pesante. Dammi un cuscino di fumo affinché lo possa portare sulla testa». Il capo fissò Cilam e poi il fuoco dell'accampamento con le sue nuvole di fumo che si innalzavano verso il cielo. Chiamò i suoi figli e ordinò: «Raccogliete del fumo!» I ragazzi corsero dietro al fumo, cercarono di acchiapparlo con le mani, di rinchiuderlo sotto le coperte, ma inutilmente. Poi il capo provò personalmente, gli corse dietro per tutto l'accampamento, gli gettò addosso il suo mantello, ma non riuscì ad afferrarne nemmeno una manciata. «È impossibile!» gridò ansimando e tossendo, sprofondando sul suo trono. «Perché mi chiedi di fare una cosa che è praticamente impossibile? Vuoi farmi fare la figura dello sciocco?» Cilam si inchinò profondamente. «E tu? Perché hai chiesto ai giovani di fare un tamburo di pietra? Anche questo è impossibile. Volevi far fare a tua figlia la figura della sciocca? Perché sicuramente adesso invecchierà in solitudine». Il capo sobbalzò sul suo trono con gli occhi scintillanti di collera. Poi si rese conto di quanto Cilam fosse stato saggio e coraggioso nel dirgli quelle parole. «Taula!» chiamò. «Vieni a conoscere tuo marito, che ti ha conquistata con la verità. Mi piace. Credi di poterlo amare, figliola?» Taula uscì dalla tenda di suo padre e prese la mano di Cilam. «Beh, non è impossibile», disse.